Approfondimento in vista delle prossime elezioni politiche del 2013, ospite in studio Antonio D'Amore, detto Tony, candidato alla Camera dei Deputati per il MIR, Moderati Rivoluzione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, D'Amore, il MIR, un movimento che ancora non si conosce benissimo, cerchiamo un attimino di approfondire, di far capire ai nostri telespettatori di cosa si tratta. Ricordiamo che il leader del MIR, dei Moderati a Rivoluzione, è l'avvocato Giampiero Samorì, mentre Antonio D'Amore è il presidente a livello regionale, quindi a livello della Puglia, detiene il coordinamento. D'Amore, che cos'è il MIR? Che cosa vuole rappresentare e qual è soprattutto la sua ricetta? Il MIR è fondamentalmente l'unico elemento di novità in un panorama politico assolutamente stantio. Abbiamo un apparentamento comunque in una coalizione di centrodestra insieme con il Grande Sud, con la Lega e con il PDL e il partito di Storace. Però siamo fondamentalmente una vera novità. Una novità già nella composizione e nei soggetti che compongono le nostre liste. Vorremmo diventare un partito di riferimento a livello nazionale e sostituirci fondamentalmente a quello che è il PDL oggi in Italia, un partito che è stanco e in difficoltà perché è in crisi di valori, una crisi indotta anche da alcuni anni di gestione non felicissima. E siccome noi dei valori di centrodestra ce li avevamo, vorremmo ripartire da quelli che erano i valori del socialismo italiano, di quel socialismo moderato della DC, i valori che erano alla base di Forza Italia nel 92-94, alla base di quel successo anche economico che poi l'Italia ha riscoperto con quel nuovo tipo di politica, ritornando a essere un grande paese industriale negli anni a seguire, il principale partner commerciale non solo degli Stati Uniti, ma anche di paesi come la Russia, come il Medio Oriente o addirittura la Cina, dove abbiamo iniziato ad esportare le nostre tecnologie e il nostro Made in Italy. Siccome l'Italia resta ancora un grande paese ed è un paese dove comunque si vive quotidianamente l'attacco al cuore del ceto medio, che è un ceto medio produttivo fatto di piccoli commercianti, di artigiani, di lavoratori, di migliaia, di centinaia di migliaia di aziende e di milioni di persone che ogni mattina si alzano per andare a lavorare, noi vorremmo come ricetta fondamentalmente rimettere al centro l'economia reale, spostare quindi il peso che oggi è determinante e spropositato di una finanza speculativa che a livello internazionale sta sconvolgendo il sistema sociale, di relazioni e gli equilibri anche all'interno delle varie città nei vari contesti sociali urbani. Quindi questa è la nostra motivazione, quella che ci ha spinto ad entrare in politica lasciando una carriera politico-sindacale che comunque ci aveva dato grandissime soddisfazioni e poteva portare ancora tanti successi per il futuro, però l'abbiamo vissuto come un atto di impegno e di amore per il paese, per il territorio di Brindisi in particolare. Nel momento in cui ho conosciuto l'avvocato Samorì, che non è solo un avvocato, è una persona con un profilo culturale e professionale molto alto, perché è professore universitario, ma è anche un grossissimo imprenditore, uno dei primi 10 contribuenti italiani, quindi con interessi che vanno dal settore delle assicurazioni fino al settore turistico alberghiero, passando dal settore bancario attraverso la partecipazione in alcune banche popolari dell'Emilia Romagna. Conoscendo Giampiero ho capito che in realtà noi abbiamo un potenziale che non solo è inespresso, ma che si può esprimere in pochissimo, cioè semplicemente con un atteggiamento giusto, abbandonando l'attesa del Messia, abbandonando questa posizione attendista come se qualcun altro dovesse venire dall'esterno a risolverci i problemi, rimboccandoci le maniche e utilizzando quindi tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione e che purtroppo, per ignavia di qualche politico che mi ha preceduto e per incapacità o ignoranza di qualchedun altro che si vorrebbe affacciare come salvatore della patria, ma che in realtà alle prime difficoltà ha preso la via della fuga, probabilmente abbiamo per creare lavoro e occupazione.
Un movimento che ha cercato di puntare su candidati appartenenti alla cosiddetta società civile, con uno sguardo rivolto in particolare ai giovani, ma anche alle donne. Lei stesso è espressione di una società civile sicuramente giovane. Io faccio una battuta, ho sempre fatto una battuta in questi mesi di discussione, di dibattiti, di incontri politici anche a Roma, quando mi dicevano, no, si ragionava sulla Camera e sul Senato, che non ero candidabile per legge al Senato, perché non ho 40 anni, ho 39 anni, quindi comunque non potrei essere candidato al Senato. Io non solo ritengo di essere espressione di una società civile, se per civile intendiamo il mondo delle imprese. Io ho sempre fatto l'imprenditore, mi sono sempre occupato di associazioni datoriali, di associazioni di categoria e ho la forza di conoscere veramente bene le difficoltà mie da imprenditore, ma anche dei miei dipendenti, dei miei collaboratori nella quotidianità che stiamo vivendo. Un partito che non solo fa proclami. È un partito che in qualche modo si è dato delle regole, noi abbiamo fatto delle scelte precise. Noi non stiamo candidando in nessuna regione d'Italia, né ex parlamentari né ex senatori, eppure abbiamo avuto diverse richieste anche sul territorio pugliese di condividere il nostro progetto politico. La politica, per quanto ci riguarda, chi ha fatto politica fino a ieri non deve essere né rottamato né formattato, deve essere anzi valorizzato e deve mettersi al servizio del rinnovamento, trasferendo un patrimonio di conoscenze, di rapporti, di competenze anche amministrative al rinnovamento. Se non c'è questo atteggiamento, probabilmente non abbiamo bisogno di quei politici e li abbiamo lasciati quindi fuori, pur coinvolgendone, ripeto, degli altri. Stiamo coinvolgendo moltissimi amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali, perché è quello il livello in realtà di condivisione delle problematiche. Sono le persone che chi meglio di un sindaco di un piccolo comune conosce il disagio sociale, conosce le difficoltà di amministrare la cosa pubblica e le difficoltà di non avere risorse se non continuando a tassare i cittadini. Stiamo coinvolgendo tantissimi professionisti, commercialisti, avvocati, architetti, ma anche imprenditori. Vorrei ricordare che il numero due alla Camera dei Deputati sarà proprio Paolo Pagliaro, che è il presidente non solo del gruppo Telerama a Lecce, ma è anche presidente della Fondazione Cuore Amico, quindi una persona con un profilo culturale e un grado di coinvolgimento nelle problematiche quotidiane assolutamente altissimo. Così come dall'altra parte, al capolista al Senato è un giovane di 41 anni con una carriera brillante nel mondo della consulenza alle imprese e che quindi sa che significa, qual è il momento che il mondo del lavoro in generale sta attraversando. E l'altra scelta che avevamo fatto, altrettanto importante, oltre a quella di non candidare ex, è quella di non avere turisti, diciamo, della politica. Le persone vengono candidate nelle loro regioni di appartenenza. Non ci saranno siciliani in Puglia, non ci saranno pugliesi in Emilia e così via, perché è una questione proprio di rispetto e non solo della politica, non solo dei territori, ma anche degli elettori, perché bisogna smetterla con le persone catapultate, le veline catapultate da una parte. O i grandi politici, faccio un esempio su tutti, può essere magari notizia di questi giorni, Pier Ferdinando Casini che è candidato in 5 regioni e poi deciderà. In realtà la scelta deve essere molto più netta. Samorì per primo ha già deciso di essere candidato, o meglio, sarà eletto in Emilia, ha già fatto un atto di impegno pubblico, quindi seppure come leader del nostro movimento è presente in tutte le liste, lui ha già scelto l'Emilia che è la sua regione, proprio per tenere fede a questa iniziativa. Poi io sono fortemente convinto che la ricetta Samorì sia una ricetta vincente, il MIR ha una ricetta vincente. Noi in Italia in questi anni abbiamo vissuto, e nel meridione d'Italia lo stiamo pagando fortemente,
Abbiamo vissuto la frustrazione di non avere risorse per fare nulla. Non c'erano i soldi per fare investimenti, non c'erano i soldi per fare infrastrutture, non c'erano i soldi per garantire la formazione e il miglioramento professionale delle persone. Si è avuto un atteggiamento proprio, si è deciso di parcheggiare i problemi senza risolverli. La ricetta di Samurai parte da un altro assunto. Qual è il problema principale oggi? Il debito pubblico? Ebbene, noi abbiamo già individuato e abbiamo già predisposto degli atti normativi che sono presentabili il giorno dopo. Noi già il 25 febbraio, il pomeriggio, potremmo andare a presentare la nostra proposta di legge, che è quella di utilizzare le riserve della Banca d'Italia, auree monetarie, e di riacquisire al patrimonio pubblico, quello che era il patrimonio immobiliare e mobiliare delle fondazioni bancarie, che erano soldi nostri che sono stati privatizzati con alcuni giochetti contabili, e stiamo parlando di una somma intorno agli 800 miliardi di euro, quasi la metà del nostro debito pubblico, che in soldoni sono 40 miliardi di euro di minori interessi. Quindi noi non pensiamo di dover inventare nulla, noi pensiamo che oggi la pressione fiscale in Italia sia non solo spropositata, ma che ci siano le condizioni anche per invertire la rotta semplicemente partendo da un presupposto. Se Monti dice che non è stato chiamato al governo per risanare i conti pubblici, ma solo per garantire il pagamento degli interessi, noi diciamo che garantiremo il pagamento degli interessi sanando i conti pubblici, diminuendo la cifra complessiva e riutilizzando quei 40 miliardi per fare sviluppo economico, investimenti infrastrutturali, occupazione delle famiglie e dei lavoratori e soprattutto per cercare di restituire a quel ceto medio produttivo a cui noi guardiamo con attenzione perché il mondo dal quale veniamo, che ripeto è fatto di lavoratori, di quelle persone che si alzano la mattina alle 6, alle 7 per andare al lavoro. Per guardare a quel ceto medio produttivo che ha fatto negli anni 60 e 70, dell'Italia un paese in cui i figli miglioravano la loro condizione rispetto ai padri e che oggi ci vede in una situazione opposta in cui i padri sono costretti a vivere la frustrazione di non poter garantire ai figli un loro futuro. In quest'ottica voi avete anche parlato di facilitare l'accesso al credito per quanto riguarda in particolare le piccole e medie imprese in Puglia. Quali iniziative voi avete dichiarato le banche devono tornare a fare le banche? In Puglia l'ultimo dato della Banca d'Italia, quindi non nostro, dice che il credito alle imprese è addirittura tornato indietro, fatto il gambero, in termini di finanziamento rispetto ai dati del 2010-2011. Questo significa che le imprese non solo sono in difficoltà nell'accedere ai finanziamenti o nel garantire continuità lavorativa, ma che addirittura le banche hanno tirato i remi in barca. Noi abbiamo subito la l'IMU, che era un'imposta che in realtà qualcheduno, anche qualcheduno, anzi, che Monti e Bersani hanno presentato agli italiani come l'unico strumento per salvare il paese. Noi abbiamo avuto non solo l'IMU, ma un inasprimento della pressione fiscale perché qualcheduno diceva falsamente che non avremmo potuto pagare gli stipendi, non avremmo potuto pagare le pensioni. Beh, vi faccio un esempio soltanto, l'ICI esisteva, io la pagavo sulle aziende, la pagavano i cittadini sulle seconde case. Rispetto all'ICI, l'IMU aumenta il gettito fiscale allo Stato di 4 miliardi. 2 mesi prima noi abbiamo regalato, come Stato italiano, il governo Monti ha regalato 3 miliardi e 900 milioni di euro al Monte dei Paschi di Siena per risanare quell'istituto di credito. Quindi in realtà l'IMU non serviva, né l'inasprimento fiscale serviva per salvare il paese, è servito per salvare alcune banche, alcuni banchieri, senza andare a incidere sui loro rendimenti, sulle loro rendite di posizione, sui loro stipendi. Noi vorremmo in qualche modo una ricetta diversa perché Samory ha una competenza professionale di questo tipo. Abbiamo già in animo di sviluppare
un percorso nuovo condiviso con l'avvocato Samorì di creazione eventualmente di una banca popolare, una nuova banca del Salento, ecco, io la definirei così, una banca del territorio per il territorio, in cui i cittadini investono, o meglio, mettono i loro risparmi sapendo che sono garantiti dallo Stato come se fosse il credito italiano, ma allo stesso tempo una banca che conosce il territorio e che lavora per il suo sviluppo economico ed occupazionale. Una banca attraverso la quale potremmo con pochissimo riattivare il settore delle costruzioni, riattivare il settore del turismo, riattivare il settore della logistica e dei trasporti. Un esempio su tutti. Noi stiamo già ragionando con un piccolo gruppo di tour operator e di operatori turistici che lavoravano prevalentemente nel porto di Brindisi con la Grecia, che oggi hanno un grandissimo problema. Hanno le persone, hanno il know-how, hanno la professionalità e anche i clienti, non hanno la nave che porti questi clienti in Grecia, perché gli armatori greci sono falliti e questo ha in qualche modo bloccato, inchiodato ancora di più il nostro porto. Benissimo, metterli insieme, metterli di fronte a una banca che fa gli interessi del territorio, significa garantirgli anche l'accesso ad un leasing e quindi metterli nelle condizioni di comprarsela una nave, di riattivare il collegamento con la Grecia guadagnandoci due volte l'oro, ma facendo guadagnare tanto la nostra città, perché non ci dimentichiamo che fino a 10 anni fa nel settore turistico, o meglio, lo scalo con la Grecia dava lavoro a 6.000 persone in città, 6.000 persone che progressivamente sono diminuite, sono scomparse, ma che ancora sono una quota importante che noi dobbiamo tutelare. Una banca del territorio è una banca che attraverso un paio di aggiustamenti normativi potrebbe in qualche modo riscoprire, perché ce n'è bisogno, le cooperative edilizie d'abitazione, mettere tanti ragazzi come te, come me, ma anche tanti lavoratori che oggi hanno una busta paga, ma comunque se vanno in banca non gli fanno il mutuo, metterli nelle condizioni non solo di comprarsi una casa, ma allo stesso tempo anche di assecondare quello che è il progetto di sviluppo urbanistico della città di Brindisi con il suo piano regolatore e allo stesso tempo riattivare un settore che è fondamentale, perché costruire una casa significa far lavorare non solo i muratori, non solo le cave, ma il vetraio, il falegname, il parchettista, il pavimentista, l'elettricista, cioè significa immediatamente rimettere in moto un'economia che non solo era stantia, adesso è veramente, sta per diventare un problema sociale. E essere classe dirigente di un paese significa assumersi questa responsabilità prima che il problema esploda. Sotto il profilo invece squisitamente politico, è stato sottoscritto l'atto di apparentamento con il PDL, lo diceva anche lei in apertura, anche nell'ottica di una legge elettorale che chiaramente premia più le coalizioni che non le singole liste. Ma per quanto riguarda la Regione Puglia, l'accordo con Paolo Pagliaro di cui lei parlava prima potrebbe essere in qualche modo determinante, comunque importante. Noi stiamo costruendo una lista di candidati ed un progetto politico intorno a persone che sono importanti. Non sono determinanti, devono essere importanti. Nel senso che la logica con la quale io mi sono approcciato al movimento, io ho sposato il progetto politico quando Samori disse una cosa: noi non dobbiamo cercare solo giovani rampanti, noi abbiamo il dovere di cercare le eccellenze che ci sono sui territori. Le eccellenze ci sono tra i ventenni, tra i trentenni, tra i quarantenni, fino anche i settantenni rappresentano un'eccellenza. Bisogna metterli insieme, bisogna farli lavorare all'unisono nell'interesse complessivo, perché altrimenti la visione è parziale. Con quella stessa logica io mi sono approcciato con Paolo Pagliaro, che ha fatto un bellissimo lavoro nel suo territorio, nel Salento. Con quella logica credo di essere stato scelto io, che nel mio ambito avevo fatto, credo, un buon lavoro, sicuramente a difesa e a tutela delle imprese che rappresentavo e dei lavoratori che rappresentavo. In quella logica stiamo costruendo le stesse partnership su Taranto, su Foggia, su Bari, sull'Abate. Cioè stiamo cercando quelle che possono essere eccellenze, che vengono da mondi diversi, che hanno sensibilità assolutamente diverse, perché solo così potremo avere un quadro complessivo della situazione e dei bisogni del paese. Se avessimo pescato solo nel Rotary Club di Monti, o se avessimo pescato soltanto
nella nomenclatura di partito, nell'apparato di partito come ha fatto il PD, probabilmente avremmo commesso un errore. Noi quell'errore non lo vogliamo fare, vogliamo gente che venga dal mondo delle professioni, vogliamo gente che venga dal mondo del lavoro, ci sono operai, ci sono casalinghe, ci sono pensionati, ma ci sono anche grossi imprenditori, piccoli imprenditori, l'artigiano, si va dal medio, come posso dire, dal medio imprenditore con 70-100 dipendenti fino al parrucchiere che lavora magari da solo con la moglie. Comunque gente che conosce il proprio territorio e che può ben rappresentarlo, lei tra l'altro, se non l'unico, comunque sarà tra i pochissimi candidati del capoluogo. Io attualmente sono l'unico candidato di Brindisi in tutta la regione Puglia. E sono sicuramente l'unico capolista alla Camera di tutta la Regione Puglia che viene dalla provincia di Brindisi, perché questo territorio è sempre stato in qualche modo mortificato e siamo diventati l'ultima delle province della Puglia, non a caso, ma perché c'è stata una strategia scientifica, politica di mortificare la nostra classe dirigente rendendola quella che è diventata. C'è stata un'attività sistematica di isolamento e di espulsione dai ragionamenti politici e quindi dai tavoli di concertazione di chi aveva invece qualcosa da dimostrare o qualcosa da dare alla collettività. L'idea è quella di invertire questa tendenza, di ritornare ad avere in Brindisi, che non solo geograficamente è centrale rispetto ad un territorio, ma di ritornare ad avere in Brindisi e io dico anche nella zona di Taranto, una centralità politica importante perché sono i due territori che più di altri hanno o meglio ospitano aziende di livello internazionale. Anche nel settore non solo turistico ma anche industriale, sono i due territori che in assoluto di più stanno pagando la crisi del sistema paese, sono i due territori che di più hanno pagato in termini ambientali, in termini di salute, in termini anche turistici, ma sono anche due snodi infrastrutturali fondamentali. Non a caso Brindisi, ma anche Grottaglie, quindi la provincia di Taranto ha un aeroporto, abbiamo due porti, abbiamo un'autostrada e una superstrada d'eccellenza. Quindi la politica deve ritornare a confluire, o meglio, deve ritornare ad avere in Brindisi uno snodo di ragionamento fondamentale, perché noi possiamo rappresentare, magari lo abbiamo rappresentato in passato, un tappo per lo sviluppo turistico del Salento. Ma siamo anche un tappo per la riconversione industriale del nostro territorio, ma siamo anche una risorsa per il paese enorme. Qualcuno, ad esempio, ha detto che la Lega sta puntando a tutelare il suo territorio. Anche io punto a tutelare il mio territorio. Qualcuno dice che la Lega e il PDL ha fatto un patto scellerato con la Lega in cui le imprese lasciano il 75% delle loro tasse sul territorio. Benissimo, anche io vorrei questa cosa. Vorrei però che si guardasse non alla sede legale ma alla sede operativa. Vorrei che l'Enel, per quello che produce di ricchezza a Brindisi, lasciasse il 75% delle sue tasse qui e che lo stesso facesse la Sanofi, che lo stesso facesse la Basel, l'Alenia, l'Augusta, ma anche le grandi compagnie armatoriali che magari possono trovare ospitalità nel nostro porto o che ci lavorano nel nostro porto. Vale per il distretto della nautica, vale per il distretto dell'aeronautica. Quindi in realtà non c'è una conflittualità tra quella che è la richiesta della Lega e quella che è la nostra richiesta. Ognuno di noi deve puntare a tutelare il suo territorio. Poi in maniera assolutamente solidale dobbiamo aiutare i territori che sono più in difficoltà ad avere gli strumenti e le opportunità per crescere, per garantire un apporto, un contributo allo sviluppo di tutto il paese. Dall'economia purtroppo dobbiamo partire, all'economia reale dobbiamo guardare. L'economia non è quella dei mercati finanziari, quella è speculazione. L'economia è quella, ripeto, dei lavoratori, delle cose che non solo si toccano e si vedono, delle cose che hanno bisogno di qualcuno che le produce. Perché premere un tasto e spostare decine di migliaia di miliardi che sono il frutto del lavoro della povera gente, non credo che sia la nostra aspirazione principale. Quindi noi da lì vogliamo partire, dall'economia reale, dai ceti medi, dal creare occupazione, non dal promettere occupazione, dal creare vera occupazione. E faccio un esempio su questo. Qualcuno mi aveva detto, quando ho iniziato questa battaglia, che probabilmente mi avrebbero
Da una parte avrebbero cercato di diffamarmi. Io ho detto non c'è problema perché tanto avranno un compito assolutamente difficile. Non è facile fare una cosa del genere, anche perché poi le bugie hanno le gambe corte. E dall'altra che io sarei stato, avrei comunque vissuto la difficoltà, di approcciarmi alla gente con le promesse, perché la gente è stanca delle promesse. Beh, proprio per evitare che, o meglio, proprio per dimostrare che non tutte sono parole buttate al vento e non di tutti, ognuno ha la sua storia e ne risponde personalmente. Io nel mese di dicembre mi ero attivato, ero ancora in Confesercenti, me la stavo per lasciare, mi ero preoccupato di prendermi il bilancio della Regione Puglia, di guardare alcune voci di spesa, di capire che fine avevano fatto dei fondi europei che se non venivano spesi tornavano al destinatario. Ho portato questa cosa sul tavolo di Samorì, l'abbiamo guardata insieme con i suoi tecnici e abbiamo scoperto che nella Regione c'erano oltre 5 milioni di euro abbandonati in capitoli diversi. Bene, dall'altro ieri quei 5 milioni di euro sono diventati 6 milioni e mezzo e sono diventati dei finanziamenti alle imprese commerciali che fanno investimenti in ristrutturazione ed ammodernamento, con due obiettivi, perché non volevamo regalare i soldi ai commercianti, l'obiettivo era diverso. L'obiettivo era mettere i bar, i ristoranti e le attività commerciali nelle condizioni di essere più competitivi rispetto ad altro e di non rimanere indietro in un momento in cui non ci sono i soldi per fare ammodernamenti. Ma dall'altro anche ridare fiato a tutto il settore artigianale, dal cartongessista alla piccola impresa di costruzione, ripeto, alla serigrafia che fa le insegne o alla società che fa impianti di videosorveglianza, perché in questo modo quei soldi non vanno ai commercianti, quei soldi sono messi sul mercato, sono buttati sul territorio in Puglia per ridare ossigeno ad una categoria che altrimenti tra un po' inizierà a licenziare. E noi non abbiamo né cassa integrazione, né ammortizzatori sociali, né tutele di alcun genere. Quindi sono persone delle quali ci stiamo preoccupando direttamente in prima persona. E vi garantisco che sono decine di migliaia. Noi abbiamo quasi 30.000 occupati nel settore del commercio e dei servizi solo nella provincia di Brindisi. È un esercito. Si procede il 20 gennaio prossimo presso l'Auditorium della Tecnica a Roma, prima manifestazione nazionale. Sarà il debutto ufficiale del partito, perché noi abbiamo avuto una bellissima manifestazione a Chianciano nel mese di novembre, con molto partecipato, c'erano oltre 7.000 persone, in cui presentammo il movimento. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di essere tra i relatori sul palco in quella occasione. Giorno 20 invece il movimento ufficializza la sua avventura politica presentando i candidati delle diverse regioni, cioè i nostri gioielli, i nostri imprenditori, i nostri lavoratori, i nostri studenti, perché in realtà vogliamo un momento importante non solo di presentazione all'esterno, ma anche di condivisione tra loro, perché poi fare politica in Lombardia non è come fare politica in Puglia o in Sicilia, ma spesso le problematiche, seppure sono declinate in maniera diversa, sono le stesse. Quindi avere un momento di confronto alto anche tra chi si candida a essere classe dirigente di un paese, lo riteniamo anche questo un elemento di grandissima novità. Poi, ripeto, sarà bello vedere in una platea enorme, sullo stesso palco, presidenti di associazioni studentesche insieme con i presidenti dei movimenti dei pensionati piuttosto che con la presidentessa dell'Associazione dei Piccoli Comuni Italiani, persone che hanno storie vissute diverse ma che in qualche modo si devono poi completare come dicevamo prima. Quindi sarà bello, sarà dura, ve lo garantisco, è veramente dura, però viene fatta con, almeno io ci metto tutto l'entusiasmo del mondo, come ho sempre fatto, la competenza che spero di avere, ma che non ho mai smesso di coltivare, e soprattutto l'amore per non solo per Brindisi e per i brindisini, certo, che occupano una parte importante. Io farò la mia campagna elettorale anche su questo, pagandone le conseguenze magari a Bari, ma non importa. Devo rimarcare questo territorio per il ruolo che ha. Lo faccio con l'amore per la Puglia, perché la Puglia è veramente
la California del Sud è un territorio che ha un clima straordinario, una campagna, diciamo così, che non è solo turisticamente bella, non è solo un luogo di relax, ma è anche un luogo in cui si produce ricchezza, in cui viene ogni giorno piantata e germoglia la nostra storia, in ogni acino di uva, in ogni pomodorino, dico, in ogni carciofo, ecco. Quindi in realtà quello che posso chiedere ai telespettatori, ma lo farò porta a porta, perché noi faremo una campagna elettorale di tipo tradizionale, lo faremo incontrando veramente la gente, perché non vogliamo dire alla gente quello che faremo. Noi possiamo dire qual è la nostra idea, poi dalla gente cercheremo di incontrarla per farci dire di cosa hanno bisogno e cosa vogliono che facciamo, perché molti hanno dimenticato che il ruolo del parlamentare è rappresentare il territorio. Quindi uno non va a Roma e poi torna da Roma per rappresentare le esigenze dei palazzi, è esattamente il contrario, incontra la gente per andare in settimana a Roma a portare quelle esigenze e a cercare di trasformarle se ne ha la capacità. E purtroppo non tutti l'hanno avuta, trasformarle in leggi, trasformarle in proposte, trasformarle in dibattito politico, perché solo così il paese cresce. Ecco, lo ha illustrato in maniera abbastanza dettagliata nel corso di questo approfondimento, ma un'ultima domanda mi sembra doverosa: perché dare una mano ai moderati che si arrabbiano? Uno, perché io mi reputo moderato fino a che non mi arrabbio. Due, perché fondamentalmente sono arrabbiato. E tre, perché in realtà, ripeto, io non ho mai fatto politica prima perché non mi piaceva il tipo di politica che si faceva. Non ho, l'ambizione di entrare in un partito per crearmi degli spazi, per fare delle battaglie e accoltellare alle spalle degli amici. Io ho l'ambizione di rappresentare un territorio e di portare all'interno del partito il meglio che posso esprimere. Questo partito, il MIR, è il meglio che oggi la politica è riuscita ad esprimere, fatto da gente che si è arrabbiata, tutti moderati, che in qualche modo stanno tutelando il loro interesse personale, l'interesse delle loro famiglie, l'interesse dei loro figli e delle città in cui vivono. Quindi è un'avventura assolutamente entusiasmante e che parte con il piede giusto. Nessun paracadutato da altre regioni, nessun parlamentare, nessun trombone, ecco, chiamiamoli così, nessun trombone infiltrato nelle nostre liste, la valorizzazione assoluta della politica fatta dal basso, fatta dagli amministratori locali e il coinvolgimento pieno di tutto ciò che significa lavoro. Si conclude qui questo approfondimento. Ringraziamo Antonio D'Amore, detto Tony, ricordiamolo, e un in bocca al lupo al MIR. Crepi.